Guardate che meraviglia, sono bellissime. È grandissima questa, non so se rende. Questi sono i miei preferiti. Mi hanno detto che questo è il ratto più grande al mondo. Continuano i viaggi di Seba in giro per il Giappone. Oggi il nostro idol si reca all'acquario di Shinagawa, perché o la forma dell'acqua ha vinto degli Oscar. Sia mai che ci scappi un amore pescesco? Ciao a tutti ragazzi, siamo nella stazione di Shinagawa, vediamo se la riesco a inquadrare. Non c'è scritto Shinagawa, c'è scritto cancello centrale. Non c'è scritto Shinagawa, così ve lo posso far vedere. Vabbè, comunque stiamo andando dalla stazione di Shinagawa. Stiamo andando in un Suizoku-kan, che sarebbe l'acquario. Oggi ci sarà la visita all'acquario, buona visione. So se tanti di voi sanno, ma sapete che io sono del segno dell'acquario? Yay! E eccoci arrivati all'acqua park di Shinagawa, che non è un parco acquatico, ma è un acquario. Costa una ventina d'euro. Ecco qui, abbiamo preso i nostri biglietti per l'acqua park. Questa qua è una foca? Guardate che carina sta pochetta. Guardate, se volete venire più di due volte, in realtà costa solo 40 euro. Quindi 4200 yen per venire tutto l'anno, oppure 2200 per venirci una volta. Quasi quasi avrei preso l'altro. Wow, c'è la nave dei pirati. Guardate che bello l'acqua park con la nave. Vabbè, questa è tipo, avete presente quelle giostre che fanno su, giù, su, giù? Vedete, ci sono i pesci che sono tipo sakura praticamente, che sono tipo i fiori di ciliegio sembrano. Che meraviglia. Taccio di kiru? Stanno impazzendo. Nanika? Oh! It doesn't work! Ok. Che simpatiche queste giapponesi. E dicevano fiorisce, fiorisce. Non ho mai capito come funziona però. Ma quante belle giostre under the sea. È proprio tutto in tema fiori di ciliegio oggi, direi. Lì è proprio carino. Dove sono i pesci? Dove sono i... Oh, ma sono finti, ma... Ehi, ehi! 540 milioni di anni fa c'era questo pesce qui. E poi mano a mano va avanti, comparivano altri pesci ancora. Guardate che simpatico. Ma come siamo avanti in questo Suizoku-kan? C'è anche una tartaruga. Che figo, questo 130 milioni di anni fa. Oh, guardate qua, 40 milioni di anni fa c'era sto pesce stranissimo. E questo 20 milioni di anni fa. Ma io non so che pesci sono questi, Cos'è? Non ho capito. Ah, gli date da mangiare. Cibo, cibo, cibo. E adesso qua finalmente ci sono i pesci veri. Adesso che abbiamo finito questa esibizione di Sakura, si entra nel cuore dell'acquario. Siete pronti? Wow! Sembra sporco, ma non capisco che cos'è. È grandissima questa, non so se rende. Guardate che meraviglia. Ah, ma sono due, è una coppia? Sono tre, ah no, sono tre. Mamma mia, che belle.
non sembra tipo il cattivo di Star Wars se lo girate. Vediamo. Ci sono i delfini, Flipper, Flipper, che bello. Ragazzi, questa è la prima volta che sto per vedere con i miei occhi, cioè col mio ciuffo, vabbè, con i miei ciuffi occhi, i pinguini. Prima volta che vedo i pinguini in vita mia. Ho viaggiato in tantissimi paesi del mondo, ma è la prima volta che vedo dei pinguini. Stanno facendo una gara, chi riesce a toccare quella per prima vince. Chi vincerà? Che posa sexy che ha. E rimane ferma così. Finalmente si muove dopo un'ora che faccio le registrazioni. Che cazzo fa? Lei è iscritta al mio canale a cazzo, ne sono sicuro. Se non siete iscritti, iscrivetevi anche voi. Wow, che carino. Mamma mia, che impressione. Guardate che bella. Mi ricorda, non so se conoscete Doctor Who, l'ultimo umano in vita. Ciao! Sembra una faccia, ma non sono i suoi occhi, mi raccomando. Ecco il fugu! Il pesce velenosissimo perché c'è dentro la detrodotossina. Se non sapete nulla del fugu, sapete che sono andato a mangiarlo a Nara, quindi vi lascio il video qui. Questo è il mio preferito comunque. Questa sembra incazzata però, eh. Sembra un fantasmino. Guardate che grande rispetto al resto, cioè è enorme. Fa ombra quando passa, eh. Mio Dio, guardate quanti pesci. Qua ce n'è uno che dorme. Perlomeno i pesci mi schifano meno dei gatti. In realtà se vi piacciono mi consigliano. C'è anche quello di Enoshima, che è bellissimo, di Suizokukan, ossia di acquario. Imparatevi questa parola per fine video. Suizokukan. Suizokukan vuol dire acquario. Imparatevi questa parola così facciamo un po' di lezioni di giapponese. E mi hanno detto che a Enoshima ce n'è uno che è 50 volte più grande. Quindi magari se vi interessa scrivetemelo nei commenti e vado a vedere anche quel Suizokukan lì. Questi sembrano morti, cioè non si muovono. Io comunque sto cercando il Chin Anago, che è il mio pesce preferito. A parte che sono un po' tutti i miei pesci preferiti, però. Cavolo, non hanno il mio pesce preferito, ma glielo chiedo. Se mi ha sempre. Utsubo è rimasta? Oh no, Utsubo. Arigato gozaimasu. C'hanno il mio preferito, a me piacciono il Chin Anago, le Utsubo e voglio vederli tutti e due. Eccoli qui! Guardate qua quanti piccoli Nemo. Questi sono i miei preferiti. Guardate come sono popolari con i bambini. Cioè, sono tutti bambini impazziti per questo pesce qua. Ma sentitelo, continuano a dire Chin Anago, Chin Anago. Adesso vi racconto perché il Chin Anago fa così ridere, vabbè. Ormai penso che tutti sapete che cosa vuol dire la parola Chin e Chin Chin. Se non lo sapete, vabbè, andatevelo a googolare. E quindi c'è questo Chin Anago, che è sto pesce che sbuca così. E c'è una canzone piena di doppio sensi che hanno fatto, che vi lascio qua 10 secondi, così non mi fa monetizzare il video. Beh, spero che la canzone vi sia divertita. Adesso vado a cercare l'Utsubo. E oltre al Chin Anago, questo è il mio pesce preferito, che è l'Utsubo. Si vede un po' male, devo... Ma vai via, pesce brutto. Io voglio vedere l'Utsubo. Eccolo qua. È sto pesce qua che sta sempre un po' come me, con la bocca aperta. Poi con questa anche uniforme tutta colorata. Guardate quanto è figo. Il nonno di un mio amico c'ha quel pesce come animale domestico. Ma io mi chiedo, why?
la festa di Smarties, ti fai quel che ti va. Che cos'è questo qua? Ma quanti ce ne sono? Ma cioè, tipo, questo è un po' la tachesta d'ori. Oh, è incinta. Beh, ti credo che rimani incinta e chissà chi è il padre. Come fa a sapere qual è il padre in tutto questo casino? Tu sei stata tu, riconosci i tuoi figli. No, o è stato quello là grande là che fa lo gnorri. Sei tu che hai messo incinta quel pesce. Ma sono tutti un po' incinti, mi sembra. Vabbè, spero che non sia l'unica pescia donna in questo. Secondo me nasce una sirena qui dentro. Mi hanno detto che questo è il ratto più grande al mondo. Potete scrivermi nei commenti che pesce è questo con anche l'orologio, grazie. Non lo so, però vedo che attira molti turisti anche questo. Adesso aspettiamo 20 minuti per vedere lo spettacolo dei delfini. Comunque ho scoperto che il meglio di Enoshima, cioè quello di Chiba, che però è 2 ore da Tokyo, quindi non è proprio vicinissimo, però è ancora più grande di quello di Enoshima di acquario. Praticamente nelle prime 4 file ti bagni, quindi apposta no. Vabbè, lei si è vestita tipo, non lo so, ha una doccia. E praticamente in queste file ti bagni, qua in teoria non dovresti bagnarti. Guardate che veloci, sono velocissimi. Comunque questa è un'orca. Gli altri sono delfini. Che carino, foca golosa. Guardate quanti ce ne sono. Questo è bellissimo, lo voglio anch'io. Questo è il fugu, il pesce palla. Il cinanago di prima c'ha anche il suo personaggino. Che bello, non so l'inizio tra lo tsubo e il cinanago. Scrivetemi nei commenti quale vi piacciono di più. C'è anche l'asciugamano dello tsubo. Il cinanago gigante, 40 euro per questo mega cinanago. Vedete come sono state contente di giocare col cinanago. E vediamo se ci sono anche i biscotti del cinanago. Cioè, tutto un doppio senso sto video. Comunque mi sa che YouTube non me lo fa monetizzare, però fa ridere, dai. E anche i giapponesi lo sanno, che c'è sto doppio sensino, e sanno anche della canzone. E si conclude così la nostra visita al Suizokukan. Ricordatevi che vuol dire acquario. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.